Amici sportivi, ben ritrovati sulle frequenze di Antena Sud Live Teleonda e sulla pagina Facebook della stessa emittente. Fra poco verranno sorteggiati i calendari di eccellenza e promozione. Stanno arrivando alla spicciolata tutti i capitani e i dirigenti delle squadre che prenderanno il via al massimo campionato pugliese, alla seconda espressione del calcio di casa nostra. 16 squadre per il campionato d'eccellenza, dovrebbero essere 18 in ogni giro. Per quello di promozione, ricordiamo, girone unico il campionato di eccellenza, due gironi per il campionato di promozione. Si parte già da domenica con la Coppa Italia di eccellenza, poi tra 10 giorni sarà già campionato. Qui accanto a me il presidente del comitato regionale Puglia, Vito Tisci. Presidente, quasi pronti per dare il via? Infatti c'è grande entusiasmo per i dirigenti, che sono ansiosi di conoscere il proprio percorso nel campionato sia di eccellenza che di promozione, che vorrei rettificare, sono anche di promozione 16 squadre, per cui sono 32 in totale, due gironi da 16. E anche quest'anno è un campionato dove c'è grande attesa da parte dei detti lavori, molte società si sono rinforzate per cercare di salire nel campionato nazionale dilettanti, grosse città. Assisteremo la prima volta al derby in eccellenza fra due squadre a Barletta, che è una bella, diciamo, novità per il nostro campionato. Siamo pronti, è un campionato che anche quest'anno avrà la diretta televisiva grazie a Mino Di Stande, che ha nuovamente sposato il nostro progetto, così come avremo la partnership di Acqua Orsini, che si è legato ha legato al proprio comitato il suo brand e soprattutto ha stilato una convenzione con dei prezzi particolarmente dedicati alle società dilettantistiche pugliesi. Campionato di eccellenza che ha perso l'anno scorso il Casarano e il Brindisi, che ha vinto i suoi playoff nazionali. Playoff nazionali che sono il sinonimo che la Puglia è comunque competitiva anche per chi non vince il campionato. Sono anni che le squadre pugliesi vanno avanti sia nei playoff che in Coppa Italia. Sì, ogni anno perdiamo uno o due squadre, questo una perché la vincente viene promossa direttamente in Serie D, poi gli altri accedono attraverso i playoff nazionali o anche la Coppa Italia. Il nostro calcio ha un ottimo livello tecnico, negli ultimi anni molte squadre pugliesi sono approdate in Serie D grazie sia ai playoff che alla Coppa Italia. Quest'anno il Casarano aveva già vinto il campionato, per cui ha sprecato una possibilità, però questo conferma la bontà, la vivacità, la qualità del nostro calcio dilettantistico. Noi speriamo che quest'anno ne perda magari tre la Puglia, una dal campionato, una dalla Coppa e una dai playoff. Quest'anno c'è anche un'altra novità, che è quella della trasmissione in diretta anche delle partite di promozione e delle partite di calcio a 5, proprio grazie al gruppo editoriale Di Stande. Sì, come dicevo prima, quest'anno si è allargato il progetto estendendo anche al campionato di promozione e al campionato di C1 di calcio a 5. Questo porta lustro, porta visibilità al nostro movimento grazie a Mino Di Stande, che è un autentico uomo di sport ma un imprenditore lungimirante, e ci permetterà che tutte le nostre iniziative, il nostro calcio, potrà essere seguito in tutto il mondo. Parliamo del derby di Barletta, è una cosa inedita, si comincia già domenica con la Coppa, Barletta 1922 che sembrava essere in difficoltà, poi con un colpo di coda ha allestito anche una grande squadra, perché oggi ha ufficializzato altri giocatori importanti come Milella, e questa Audace che è un po' la novità. Ma l'Audace è un percorso che parte da Peppino Manzi, uno storico dirigente che bontà adesso non c'è più fra noi, ma dall'alto seguirà la sua Barletta, la sua Audace, che eravamo fortemente legato. È arrivato in eccellenza anno dopo anno, con grandi sacrifici, con un modello anche di gestione proprio tipico dei dilettanti. Il Barletta ha risolto in extremis la sua crisi. Ho incontrato questi giorni il presidente Di Miccoli, che mi ha anticipato che aver fatto una forte squadra, ma soprattutto stanno risolvendo il problema dello stadio, che lo stadio Putilli è chiuso da diversi anni, e sia l'Audace che il Barletta Calcio giocheranno sul Manzi Capolin con grandi difficoltà, perché è uno stadio che ha dei posti limitati e assicurerà alle squadre avversarie un minimo proprio di spettatori per assistere alla gara. Però ecco, è una novità di quest'anno questo derby nel campionato regionale di eccellenza. La promozione ha ritrovato una piazza importante come Manfredonia, e poi ci sono le ambizioni di Slay United e di Vigor Bitritto. Certo, sono tante le squadre. Parliamo del girone A. Come dicevo prima, che hanno allestito delle
degli organici competitivi per il salto di qualità. Avremo il Manfredoni, che ha un passato in Serie C, una grossa piazza, tanti tifosi, una solida società. Poi c'è la Slabari, ci sono altri, non voglio fare nomi per non mancare di rispetto, ma posso solamente dire che il nostro calcio dilettantistico pugliese, il calcio di elite, eccellente promozione, è quello fra i più forti nel panorama nazionale. Vogliamo lanciare un messaggio in anteprima a tutti i presidenti, magari quelli che ci stanno guardando in streaming, per problemi personali non sono potuti venire qui. Sì, infatti più di uno mi ha telefonato per problemi dicendo scusandosi per l'assenza. Ecco, io auguro a tutti un buon campionato, che possa essere foriero di tanti successi maturati sul campo all'insegna dei valori fondamentali dello sport: lealtà, sano agonismo, rispetto dell'avversario, rispetto delle regole, rispetto della classe arbitrale, ma soprattutto rispetto anche delle istituzioni. Chiediamo al presidente Tisci tra quanto comincerà la riunione. Credo che inizieremo verso le 18:30, stiamo aspettando gli ultimi ritardatari, perché purtroppo la Puglia è lunga, si accumula ritardo, sono giornate di ferie, le strade sono intasate di auto, forse anche qualche tecnico ha potuto fare un allenamento anche il giovedì e si è trattenuto presso il proprio impianto, ma noi 6:30 iniziamo. Soprattutto inizieremo in primis con le novità della circolare numero 1 dell'AIA, che sono interessanti e anche uno degli scopi principali di questa riunione. Grazie al presidente Vito Tisci. Cercheremo di avere proprio qui al nostro fianco il nuovo responsabile della sezione arbitrale Airoldi. Nel frattempo potete vedere qui ai miei lati ci sono tantissimi dirigenti e addetti ai lavori di squadre che parteciperanno al campionato di eccellenza e promozione. Proviamo a sentirne qualcuno, proviamo ad avvicinare qui nella platea i dirigenti che sono accanto a noi. Abbiamo il direttore sportivo della Vigor Bitritto, Danilo D'Ammacco, che invito a venire accanto a me davanti alle nostre telecamere. Accanto a lui c'è il presidente Marino Liuzzi. Danilo D'Ammacco, un Bitritto che è molto ambizioso quest'anno, il trasferimento del titolo da San Paolo a Mola, acquisti importanti come Rana, come Campanella, solo per citarne alcuni. Beh, diciamo che hai citato quelli un po' più blasonati, però abbiamo anche una rosa, cioè abbiamo allestito una rosa abbastanza giusta e competitiva per affrontare un campionato di promozione che sta diventando sempre più difficile. Abbiamo i vari Lo Greco, i vari Loseto, quindi abbiamo completato con gli under, che con la legge degli under, che è molto difficile. La mia squadra la voglio far giocare il più giovane possibile, anche per competere col premio della giovane età. Sembra una bella battaglia lì con la SLAI e con il Manfredonia. Beh sì, parliamo di una piazza Manfredonia che ha sempre fatto calcio. La SLAI è la rivelazione di questi anni, e noi siamo una scommessa, e ce la giocheremo. Purtroppo non si fa il calcio con i nomi, il calcio si fa giocando sul campo in erba e sul campo ad 11, e il campo ci dirà la verità. Finito il mercato? Ni. Che cosa possono aspettarsi i tifosi del Bitritto? Il Bitritto si può aspettare innanzitutto una grande soddisfazione a livello di inserimento sociale, prima di tutto, perché stiamo formando anche una scuola calcio. A livello squadra, la Vigor Bitritto ha formato una squadra per far divertire il popolo di Bitritto, e c'è l'ultimo acquisto che, se va in porto, porterà tanta gente in campo. Ruolo? Esterno. Ringraziamo il direttore sportivo della Vigor Bitritto, Danilo D'Ammacco. Campionato di promozione, girone A, 16 squadre, che prenderà il via l'8 di settembre, quindi non domenica prossima ma tra una decina di giorni. Adesso continuiamo il nostro giro tra gli addetti ai lavori. Vediamo alla mia sinistra il nuovo direttore tecnico del Bisceglie, Aldo Papagni. Vedremo di intervistare anche lui, lo vediamo a colloquio con altri dirigenti di società di eccellenza e promozione. Nel frattempo cerchiamo di avvicinare ancora qualche dirigente, aspettando appunto l'inizio di questa serata, l'inizio di questa riunione appunto tra i capitani delle squadre di eccellenza
e promozione. Nel frattempo abbiamo qui accanto a noi una nota personalità del calcio barese, Vincenzo Tavarilli, già selezionatore di parecchie appunto rappresentative regionali, oggi in veste sempre di collaboratore di questo Comitato Regionale Puglia, che ogni anno ne è una nuova. Sì, ci fa piacere oggi ripartire, che insomma siamo stati un bel po' di tempo senza vedere partite, quindi ora iniziamo ad andare in giro, speriamo di trovare degli ottimi ragazzi, dei bei ragazzi che ci danno insomma la possibilità e il lusso, perché parecchi dell'anno scorso sono andati in società superiori, professionistiche. Mister, solo per fare qualche nome, chi ricorda con più piacere dei calciatori che ha convocato nelle rappresentative negli anni 90, negli anni 2000, negli anni appunto passati, che magari poi è arrivato in alto? Diciamo, ci sono tanti ragazzi che hanno fatto, citarne uno insomma sarebbe un po' anche per quanto riguarda gli altri, però l'anno scorso ha fatto molto bene in Gredda, ha fatto veramente un campionato straordinario insieme un po' a tutti gli altri, e pensavo che faceva un salto più di qualità, invece so che è rimasto, anche se Biscelli è una piazza ottima, e sono convinto che farà bene anche quest'anno, poi ci sarà un trampolino di lancio per la prossima stagione, però io pensavo già che quest'anno potesse già fare questo salto di qualità. I vari Cassano non nascono più? Ma diciamo Cassano e chiaramente quelli, il talento, quando arrivano a me arrivano già che hanno 17-18 anni, quindi se ci sono i ragazzi i più talentuosi, quelli vengono già selezionati, oggi un po' girano da tutta Italia, vengono a vedere la nostra Puglia che è molto fertile, è una zona che dove ci sono veramente molti bravi ragazzi, però qualche ragazzo interessante, qualche talento si va sempre, può essere, si va a disperdere, che non lo vedono, e speriamo che venga quest'anno con noi in rappresentativa di mettere in luce qualche altro ragazzo. Puglia che ha fatto comunque bene nell'ultimo torneo delle regioni. Sì, negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 2 finali dei vicecampioni d'Italia per 2 anni, quindi a livello di risultati di campo è andato bene, anche a livello di ragazzi per prospettive lo stesso, quindi dobbiamo insistere, anche le società devono darci ancora di più una mano a valorizzarli questi ragazzi, a mandarceli, perché a volte non ce li mandano perché ci sono partite importanti, però chiaramente la rappresentativa rappresenta un buon bigliettino da vista per cercare per mettere in mostra questi ragazzi. Mister Ranieri non si è sbilanciato, mister invece Dario Loporchio sì, una favorita per il campionato di eccellenza e 2 per il campionato di promozione. Ma molte hanno cambiato, dai. Io spero di vedere del bel calcio, perché basta dire che al nord giocano di più e al sud non giocano a calcio, invece no, abbiamo degli allenatori qualificati, dei ragazzi qualificati, quindi io sono convinto che esprimeranno del bel calcio tutte le società. A dirti una favorita non te lo so dire in questo momento, ma non perché, ma anche perché c'è ancora un po' di tempo, perché ci sarà ancora possibilità di fare campagne acquisti. Alla fine il Casarano è uscito con una Coppa Italia e con la vittoria del campionato l'anno scorso. Casarano ha programmato e ha realizzato un sogno, è stato molto bravo anche la società soprattutto, ma De Candia ha fatto un gran lavoro con degli ottimi calciatori, e io da lì quest'anno e anche gli altri anni ho sempre preso 2 o 3 elementi, perché sicuramente è una società importante. Ringraziamo mister Vincenzo Tavarilli. Abbiamo un altro ospite al nostro fianco, abbiamo il presidente dell'Unione Calcio Bisceglie Pedone, è venuto con il suo direttore tecnico Aldo Papagni, che è un po' la novità dell'Unione Calcio Bisceglie di quest'anno. Sì, buonasera a tutti, infatti sono qui con il nostro nuovo responsabile dell'area tecnica Aldo Papagni, e partiamo con questo progetto nuovo con tanto entusiasmo, quindi affrontiamo questa nuova stagione in un modo positivo.
Siete di presentazione, Aldo Papagna ha detto non voglio che i dirigenti e i tifosi tribunino così tanto per la salvezza. Possiamo dire che l'obiettivo di quest'anno è almeno evitarsi l'appendice di campionato? Infatti, per non rischiare qualche coronaria dei nostri dirigenti, abbiamo come primo obiettivo proprio di salvarci qualche giornata di anticipo, magari permettendoci di far esordire qualche giovane del nostro vivaio, che è fondamentalmente l'obiettivo primario dell'Unione Calcio. Un allenatore giovane come Di Simone, pronto a fare il suo debutto da primo in una piazza importante. Assolutamente, un curriculum da calciatore professionista importante, è stato anche allenatore delle giovanili del Bari e ha lavorato con me sia alla Fidelis-Andria in C e quest'anno alla Vastese, per cui ha sicuramente le esperienze giuste per poter cominciare questo campionato importante di eccellenza. Soddisfatto della campagna acquisti, che cosa regalerà ancora al responsabile dell'area tecnica, al mister? No, niente, abbiamo già allestito insieme una squadra quadrata per questo campionato ostico di eccellenza, quindi soddisfatti del lavoro svolto e già domenica insomma si parte per la nuova stagione, siamo già a buon punto. Coppa Italia come l'affronterete? Ma soprattutto come una fase di rodaggio, è fondamentale che alcuni giovani che non hanno mai partecipato al campionato d'eccellenza facciano esperienza da questo punto di vista, per cui sicuramente una parte importante di preparazione pre-campionato. Se dovesse indicare una favorita invece per il campionato di eccellenza? Ma sicuramente Corato, Forti Saltamura, Molfetta, Barletta e Martina in assoluto. Vedremo come andrà, che ruolo potrà invece rivestire il Biceglie, perché togliamo quello che avete detto prima, secondo me c'è qualcosa in più a cui puntare. No, puntiamo alla salvezza tranquilla, come diceva il direttore, e poi vediamo di toglierci soddisfazioni e far esordire quanti più giovani del nostro settore. Tenere in gredda è già stata una bella cosa. Sì, sicuramente. E il ragazzo è voluto fortemente rimanere qui con noi e per potersi mettersi ancora in mostra quest'anno, dopo insomma il buon campionato dell'anno scorso. Stanno recependo i calciatori anche le nuove direttive arbitrali, perché oggi ci sarà un'ampia finestra proprio dedicata a questo. Sì, il nuovo regolamento insomma e stasera prenderemo tutte le novità, quindi anche i ragazzi saranno pronti per queste nuove regole. Grazie al presidente dell'Unione Calcio Biceglie Pedone, noi lasciamo spazio alle immagini e appunto a questa riunione tecnica, se così possiamo chiamarla, tra tutti i capitani e dirigenti delle squadre di eccellenza e promozione. Come vedete sul palco il presidente del Comitato Regionale Puglia Vito Tisci, l'editore del gruppo Canale 85 SRL Domenico Distante, il responsabile del settore arbitrale Nicola Airoldi, Mimmo Ranieri in rappresentanza dell'Associazione Italiana Arbitri e Dario Loporchio in rappresentanza dell'Associazione Italiana Calciatori. Abbiamo nel frattempo anche altri dirigenti qui accanto a noi. C'è una società che oggi ha ufficializzato 3-4 colpi, si tratta del Gallipoli. Sì, oggi abbiamo ufficializzato alcuni giocatori, domani ne ufficializzeremo degli altri, la rosa si sta pian piano completando, ecco. Dario Loporchio ha additato il Gallipoli come una delle favorite del campionato di eccellenza. No, non esageriamo adesso, noi cercheremo di fare un buon campionato, di magari di salvarci il prima possibile e poi vediamo quello che succederà, però ci sono squadre obiettivamente molto più attrezzate di noi. Ritorno tra i professionisti, per ora è un'utopia Gallipoli, una piazza che ha vissuto la B. Per ora sì, magari se più là qualche personaggio, qualche imprenditore di un certo livello si vorrà avvicinare alla piazza, noi saremo grati, però per ora penseremo e pensiamo soprattutto a mantenere la categoria. Grazie al numero uno del Gallipoli Calcio, possiamo lasciare spazio adesso alle immagini.
Buonasera, buonasera a tutti, presidenti, allenatori, i capitani delle società iscritte ai nostri campionati regionali di eccellenza e promozione. Benvenuti a questo incontro promosso dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti in collaborazione con il Comitato Regionale Albi. Voglio ringraziare Antenna Sud Live e il gruppo editoriale di Stante che stanno mandando in diretta streaming sulla pagina ufficiale di Antenna Sud Live e in diretta sul canale 90 del Digitale Terrestre questa riunione, questo appuntamento. Grazie per aver accettato l'invito del Presidente Tisci, al quale voglio dare subito la parola per affidare il primo saluto in scaletta e voglio soltanto ricordarvi che al termine di questo incontro ci sarà appunto la presentazione dei calendari di eccellenza e promozione e ci sarà anche un piccolo rinfresco, quindi magari vi invito a trattenervi un attimino dopo. Prego il Presidente Tisci. Grazie, buonasera. E con immenso piacere che vi do il mio benvenuto e quello del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale a questo evento, la presentazione dei calendari della corrente della amministrativa eccellenza e promozione, ma soprattutto per illustrare le principali novità contenute nella circolare numero 1 dell'AIA. Un saluto a tutte le autorità che sono con me, siedono al tavolo, a Dario Loporchio, a Nicola Eroldi, nuovo Craft Puglia, a Mino Di Stante, patrono del gruppo Canale 85, e Mimmo Ranieri, presidente dell'AIAC Puglia. Dovrebbe raggiungerci anche Mario Bicelli, l'amministratore delegato di Acqua Orsini. Un saluto e un ringraziamento particolare agli organi di stampa, che vedo qua numerosi, per la loro presenza e soprattutto per il sostegno ad ogni iniziativa del Comitato regionale. Però il più sentito ringraziamento lo rivolgo a voi presidenti, ai tecnici, ai capitani delle squadre e soprattutto per il lavoro quotidiano che svolgete in favore del calcio dilettantistico pugliese. La vostra presenza massiccia conferma che il nostro movimento è vivo non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista aggregativo. Vorrei riferire che sono presenti al momento 13 società di eccellenza su 16 e 27 su 32 di promozione, per cui è veramente, nonostante un periodo ancora di ferie, di traffico anche sulle strade, ma soprattutto anche il tempo, avere tanta presenza mi comporta. Questa riunione, come dicevo prima, è stata organizzata e soprattutto sollecitata da Nicola Eroldi, che è venuto a trovarmi un pomeriggio in ufficio appena è stato nominato e mi ha chiesto di incontrare le società, lo faremo prossimamente anche con le società di prima, seconda, terza e cinque, per illustrare le numerose iniziative, soprattutto le numerose innovazioni contenute nella circolare numero 1 dell'AIA, al fine di evitare sui campi eventuali contestazioni derivanti da una mancata conoscenza dei regolamenti. Poi, nel mio secondo intervento, illustrerò tutte le iniziative del Comitato regionale per questa stagione sportiva e soprattutto il progetto che è stato anche quest'anno riconfermato grazie a Mille Istante che è qui presente, e la partnership con Arcossini e soprattutto le ultime modifiche regolamentari che hanno interessato il nostro movimento. Però consentitemi, con l'inizio della stagione sportiva, di approfittare di questa circostanza per porgere gli auguri di buon lavoro al nuovo presidente del CRA, Nicola Eroldi, quanti conoscete, e dalla sua squadra di altissimo livello, qui è presente il vicepresidente Nardino Perdono in prima fila. Soprattutto faccio gli auguri per una stagione serena e ricca di grande soddisfazione. Nicola è un arbitro, un dirigente di specchiata moralità, io lo conosco da tanti anni, ci lega una forte amicizia e c'è già grande disponibilità a collaborare da entrambe le parti per il perseguimento degli obiettivi comuni. Sabato parteciperò al primo raduno regionale degli alberi a Palese, che si preannuncia già ricco di novità, ma soprattutto è fortemente attesa dagli alberi. Un grazie a Mimmo Ranieri, AIAC, allenatore, e a Dario Loporchio, AIC, calciatore, rappresentante delle componenti tecniche nel Consiglio Direttivo Regionale, per la loro proficua collaborazione e disponibilità in ogni momento. Io mi fermo qui e vorrei passare la parola a Alessandro Spirone per gli interventi delle persone che stanno accanto a me. Grazie.
Presidente per l'intervento, adesso andiamo avanti con un saluto delle autorità federali alla mia sinistra. Comincio chiamando Dario Lo Porchio, rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori della Puglia, per un breve saluto istituzionale. Grazie, buonasera a tutti, saluto i presidenti, dirigenti, tecnici e calciatori, saluto il tavolo della presidenza, saluto il presidente, saluto e ringrazio il presidente Tisci per aver riorganizzato questo incontro. Io penso che sia un incontro che debba avere anche più battute nell'anno sportivo, perché incontrarsi fa sempre bene, ricordare le regole penso che sia una cosa importante e fondamentale, e molte volte, ahimè, partiamo proprio dai calciatori, le regole non le sappiamo per bene, quindi è giusto che i regolamenti li conoscano tutti, i calciatori in primis, a seguire i tecnici, per poi i dirigenti. Questo perché? Perché poi migliorando questo aspetto sicuramente si riusciranno, come siamo riusciti in Puglia, ad abbassarli il numero delle aggressioni verso gli arbitri, perché chiaramente un tifoso che non conosce un regolamento non riesce a spiegarsi una decisione fatta da... È caduto l'altro microfono. Quindi una cosa importante è quella appunto della sinergia tra queste componenti, affinché appunto non ci siano interpretazioni da parte del regolamento arbitrale. In molti calciatori, io lo so per certo perché poi se ne parla tra di noi, ci sono tante regole che a volte vengono date per scontato, invece non si conoscono bene. Quest'anno ci sono ulteriori novità e io penso che questo incontro sia determinante, e faccio gli auguri di buon lavoro al presidente Nicolai Roldi, neoeletto al Crapugliese. Io penso che sarà una garanzia per tutto quanto il movimento pugliese. Grazie. Bene, andiamo avanti, grazie Dario. Adesso chiamo al mio posto Mimmo Ranieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio della Puglia, per un breve saluto istituzionale. Grazie. Buonasera a tutti, un grazie particolare al presidente regionale della Lega Dilettanti, Vito Tisci, che come al solito dimostra grande professionalità, grande voglia di fare bene, e lo dimostra il fatto della vostra presenza. Un saluto a tutti i dirigenti delle società, agli allenatori e tecnici, al tavolo della presidenza ed in particolar modo a Nicolai Roldi, che ha avuto un incarico secondo me eccellente. È passato dopo 30 anni da arbitrare nei professionisti a catapultarsi in una realtà completamente diversa nei dilettanti. Però dicevo poc'anzi che i dilettanti in Puglia secondo me è un'eccellenza, perché grazie alle società, grazie ai tecnici, grazie ai calciatori. Quest'anno ci sono delle innovazioni per quanto riguarda il discorso degli allenatori. L'innovazione principale è che in panchina vanno due allenatori, ma vanno due allenatori non per fare i film a colori, ma vanno due allenatori perché ovviamente c'è un discorso di collaborazione, ne parla soltanto uno, l'allenatore in prima. Un discorso di collaborazione, altrimenti diventerebbe una piazzata generale. E quindi questa è una cosa molto importante. Io mi auguro che i tecnici capiscano l'importanza che noi come associazione allenatori siamo riusciti a dare al tecnico, al ruolo del tecnico, che è una cosa di fondamentale importanza. L'altra cosa che ci tengo a precisare e voglio sottolineare, che quest'anno io come associazione allenatori raggrupperò in eccellenza e promozione gli allenatori delle prime squadre e del settore giovanile, per poter parlare di quello che noi come associazione allenatori facciamo. La stessa cosa che stiamo facendo a livello nazionale con le squadre professionistiche, e per cui penso che anche il tecnico dei dilettanti ha bisogno di determinate nozioni, ha bisogno di capire effettivamente che in panchina deve andare col tesseramento effettuato per la società e non in panchina con la tessera personale. E quindi questo è come aperitivo, come antipasto, perché l'allenatore purtroppo
rispetto a tante persone non riesce a capire l'importanza del proprio ruolo, o se la capisce poco, perché il ruolo dell'allenatore è un ruolo di fondamentale importanza nell'ambito della squadra, è quello che decide le sorti non dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista comportamentale dei calciatori. E io ci tengo tantissimo affinché possiamo dare l'esempio che abbiamo dato finora nei confronti dei tecnici e nei confronti degli arbitri. Massimo rispetto, grande fair play e grande rispetto anche nei confronti dei colleghi, perché capisco benissimo l'esasperazione dei campionati, però gradirei che ci fosse un po' più di equilibrio da parte degli allenatori. Quindi io vi faccio un in bocca al lupo per l'inizio del campionato e un in bocca al lupo anche al presidente del CRA Puglia. Grazie, grazie Presidente. In attesa dell'arrivo, ci auguriamo, del direttore generale Diaco Orsini, che per il secondo anno ha rinnovato appunto la partnership con il Comitato Regionale Puglia, continuiamo questa tornata di interventi con quello di Mino Distante, il presidente dell'omonimo gruppo editoriale al quale sono stati affidati i diritti audio-video dei campionati regionali di eccellenza e promozione anche per la stagione sportiva 2019-2020. Prego. Grazie Alessandro, grazie a tutti. Io, grazie Presidente, grazie Vito, ti richiamo Vito, me lo devi permettere, lo dico ancora quest'anno. Quando vengo sempre in queste assemblee, insomma, trovo sempre tanti amici. Purtroppo sono stato uno di voi, sono ancora uno di voi, perché diciamo che ho fatto calcio quando avevo un po', avevo 18 anni, nel 2005 ho avuto la prima squadra a Francavilla, quindi mi sento uno di voi. E quando Vito l'anno scorso, insomma, parlando, abbiamo visto di quello che si poteva fare, dalla prima esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso con le dirette televisive dell'eccellenza, siamo partiti. Quest'anno è il secondo anno, ringrazio ancora una volta il Presidente e tutto il Comitato Regionale Pugliese. Quest'anno è stato fatto un bando, non so ancora quante persone si sono presentate, hanno fatto l'offerta, comunque noi abbiamo partecipato anche quest'anno e grazie, ci siamo riusciti, perché il nostro gruppo, come Canale 85, Antenna Sud, Antenna Sud Live, insomma ci crede, ha sempre creduto nello sport, da quando che siamo entrati nel mondo dell'editoria, e ci siamo sempre creduti nello sport. Penso che, ripeto, anche forse perché nella mia indole c'è sempre lo sport, da piccolo, da quando ho fatto il presidente della scuola di calcio, abbiamo fatto cose buone, abbiamo fatto cose meno buone, abbiamo vinto campionati, abbiamo retrocessi, però questo è lo sport e giustamente bisogna accettarlo. Dico riferimento a quello che diceva Mimmo prima, no? Il fair play. Devo dirvi con tutta sincerità, io ho assistito, non dico a quale partita, proprio non più di 10 giorni fa. Purtroppo ho assistito, Vito, sugli spalti tribuna VIP, tra dirigente e allenatore da una parte e l'altra, che se le dicevano di tutta ragione. Ho detto, boh, ancora il calcio non è cambiato. Guarda, la cosa veramente mi ha fatto così male assistere a questo comportamento, se parliamo di una tribuna VIP, tra dirigenti e tra un allenatore che stava anche in tribuna, e dico veramente mi ha fatto male, perché ancora non riesco a capire. È vero che tutti vogliamo vincere, però alla fine c'è sempre una squadra, qualcun altro potrà essere ripescata sicuramente, però nel calcio bisogna anche accettare le vittorie e le sconfitte. A volte le sconfitte purtroppo non sono meritate, perché ti può perdere il 95esimo, un rigore dubbio, un rigore vero, quello che sia. Però vedo che ancora una volta questo qui non si accetta, e questo mi dispiace molto, perché effettivamente il fair play dovrebbe essere, come si dice, il fiore all'occhiello dello sport, non solo del calcio, ma di tutto il mondo dello sport. Tornando alla nostra emittente, insomma, noi ancora quest'anno, per il secondo anno, abbiamo sposato questa linea, anche quest'anno ci metteremo sui campi e daremo le partite in diretta, sarà fatta, sarà scelta l'eccellenza, la promozione, quello che sia, vi comunicheremo e il Comitato Regionale vi comunicherà, come è stato fatto l'anno scorso, le partite che andranno in diretta. Speriamo, ci hanno detto l'anno scorso, abbiamo fatto un buon servizio, spero che quest'anno possiamo ricambiare e possiamo sempre migliorare, perché con l'esperienza sicuramente si migliora ogni anno, ogni giorno c'è da crescere, ogni giorno c'è da imparare
i propri errori che si possono fare, sbagliare umano, perseverare diabolico, però ripeto, nel nostro piccolo cerchiamo di fare sempre le cose nel miglior modo possibile. Poi ripeto, non tutte le ciambelle escono col buco, però penso che il lavoro che abbiamo dato e la flessibilità che abbiamo dato l'anno scorso, io ho avuto attestati di stima, persone che ho partite che non erano mai state in diretta, che non si erano mai viste, nel tutto nell'ambito della Regione Puglia. L'abbiamo fatto, noi siamo contenti, spero che il Comitato Regionale Pugliese, le società qui presenti e quelle che mancano, so che ho visto che mancano un po' di società, che siano contente anche loro. E questo binomio, insomma, Canale 85, Antenna Sud, Comitato Regionale Pugliese, possa ancora andare avanti quest'anno come quello che è successo l'anno scorso e speriamo che vada ancora meglio. Ripeto, noi come Pentente abbiamo sempre cercato di essere vicino allo sport, abbiamo anche nell'interregionale, abbiamo seguito altre squadre, quest'anno abbiamo il Foggia, abbiamo il Taranto, abbiamo il Brindisi, abbiamo per la prima volta anche la Serie C, ci fa fare 5 partite in diretta quest'anno, 5 partite in diretta fuori casa, abbiamo il Francavilla, abbiamo anche partecipato per i diritti del Bari, però come giusto che sia, altri colleghi hanno vinto il bando, ci hanno partecipato e quindi il Bari andrà su un'altra emittente televisiva. Ci dispiace, però bisogna accettare. Quindi io vi ringrazio, qualunque suggerimento, ripeto, io sono qua, o io o i miei collaboratori, non solo oggi ma anche durante tutto l'arco del campionato, siamo sempre a disposizione. Qualunque cosa che vorreste chiedere, noi siamo a vostra disposizione, siamo a disposizione della società, dei tecnici del Comitato Regionale Pugliese, come ripeto, un'amicizia lontano con Vito va avanti ormai da quel famoso 1985, quando io avevo la squadra in promozione del Francavilla Calcio. Un in bocca al lupo e che vinca il migliore, un caro abbraccio da parte da tutto il gruppo di Canale 85 Antenna Sud. Grazie. Grazie Presidente per il suo intervento e soprattutto grazie per l'attenzione riservata allo sviluppo del calcio dilettantistico e giovanile pugliese nel corso della passata stagione ma anche in questa che sta per iniziare. Bene, entriamo adesso nel vivo della riunione con la discussione sulle nuove regole del gioco del calcio che affrontiamo con il Presidente del CRA Puglia, Nicola Iroldi. Lo accogliamo con un applauso, grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti molto con un numero veramente che non mi aspettavo. Io devo ringraziare, intanto salutare il tavolo presidenziale, ma devo ringraziare Vito Tici che la bravura, non avevo dubbi sulla sua bravura, la bravura che ci ha messo a organizzare tutto in un breve tempo. Quando gli ho fatto la proposta ho detto guarda, iniziamo a lavorare come si lavora a livello nazionale. Incominciamo a fare la riunione con presidenti, allenatori, dirigenti, vediamo chi può venire, chi è disponibile, nel limite del possibile perché qualcuno è ancora in ferie o addirittura è impegnato per la preparazione per campionato. Noi abbiamo degli obiettivi, io parlo di noi perché io lavoro di squadra, per me la squadra è fondamentale, qui ho il mio vicepresidente che io... mi confronto spesso, ho fatto una squadra penso di livello notevole, ma non perché sono ex arbitri, ex assistenti tutti di Serie A, è proprio perché so cosa possono darvi e dare a livello regionale per quanto riguarda nozioni tecniche e nozioni comportamentali. La mia squadra è formata dal vicepresidente Nardino Perdonò, mio fratello è Posado, appena uscito dalla Serie A, seguiranno gli assistenti. Io e Rosario Carlucci, ex arbitro di Serie A e Serie B, con 10 anni di carriera da osservatore a livelli nazionali, seguiremo l'eccellenza e la promozione. Poi abbiamo Stallone, sempre ex arbitro di Serie A, con Verri, che ha arbitrato a livelli nazionali, seguiranno la prima categoria, questo è certo, è scontato,
che qualsiasi incarico dato è sempre supervisionato da me. Poi abbiamo anche chi per anni ho scelto gente espertissima anche per il calcio a 5 come Piazzolla e Gargano, e per concludere con un elemento fondamentale amministrativo, ma è anche brava, molto brava tecnicamente, che ce l'avevate anche l'anno scorso come osservatore sui campi, organo tecnico, Carmen Piccolo, per non dimenticarmi nessuno, penso. Allora, noi abbiamo degli obiettivi. Il primo obiettivo è quello di gestire i campionati, la cosa fondamentale. Io devo formare gli arbitri per gestire al meglio i campionati. Io oggi ho voluto fortemente questa riunione per avere la massima collaborazione da parte vostra, e la nostra disponibilità è massima. Il primo obiettivo è questo. L'altro obiettivo è quello di preparare gli arbitri per i campionati nazionali, per non avere quell'impatto forte quando si vanno a confrontare dalla D a salire. Terzo obiettivo è scoprire i talenti. Non basta avere dei talenti, essere un talento, se non cresci con le dovute nozioni, con i dovuti comportamenti, prima o poi quel talento si scioglie a lungo andare. Stasera ho detto, volevo mostrarvi queste nuove regole, che purtroppo sono tante. Io ho scelto un modo di farlo, perché quando me le hanno mostrate a Sportiglia e a Coverciano, chi è andato a Sportiglia e chi è andato a Coverciano, ci abbiamo messo circa 2 ore, Nardino, 2 ore. Allora, che succede? Io stasera faccio un excursus veloce con le slide e con la spiegazione. Chi vuole spiegazioni, perché così potrebbe, vabbè, questa è una situazione facile, ci sono delle situazioni dove ti rimane qualche dubbio, allora ho portato anche dei filmati per sciogliere qualsiasi tipo di dubbio che può nascere in ognuno di voi. Io passerei, invece di perdermi in chiacchiere, passerei subito ad esporvi quanto di nuovo sul regolamento quest'anno ha esposto la FIFA. Allora, io preferisco scendere e parlarvi da giù. Allora, parliamo del calcio di rinvio. Iniziando dal calcio di rinvio, il pallone in gioco appena calciato si muove, il pallone non è più in gioco se esce dall'area di rigore. Penso che qualcuno già ha visto la Serie A, Serie B, campionati nazionali, che il pallone appena si muove in gioco, pertanto, chiaro, anche se non esce dall'area di rigore, calcio di rinvio regolare. Calcio di rinvio regolare: il calciatore attaccante può pressare il difensore partendo da fuori area non appena il pallone in gioco. Che significa? Che io batto il calcio di rinvio, lo passo al mio compagno a 1 metro da me, il giocatore può intervenire quando il pallone in gioco, quindi si è mosso chiaramente, può intervenire se è partito da fuori dall'area di rigore. Se lui ha anche un piede sulla linea dell'area di rigore, significa che fa parte dell'area di rigore, quindi l'arbitro interrompe e fa ripetere il calcio di rinvio. Il giocatore, se un giocatore sta uscendo dall'area di rigore e la squadra vuole battere, se ne assume la responsabilità di battere il calcio di rinvio se vuole accelerare i tempi per ripartire velocemente. Per quanto riguarda calcio di rinvio regolare, rete valida, l'attaccante entra in area quando il pallone è in gioco. Praticamente io batto il calcio di rinvio, un giocatore di voi batte un calcio di rinvio, il giocatore non si avvede che gli è passato, il proprio compagno non si avvede che gli è passato il pallone, uno parte da fuori area, arriva a 3 metri dal portiere e segna una rete regolarissima. Quindi stiamo attenti, anche perché vi dico e vi preannuncio già che in Serie A stanno già preparando alcuni schemi su questi calci di rinvio per andare a pressare. Noi saremo pronti anche su questo da domani, da stasera, che noi inizieremo il nostro raduno, preparerò gli arbitri a portare maggiore attenzione. Prima normalmente si correva, andavamo a centrocampo, ora no, ora dobbiamo stare attenti al movimento, perché molto, anzi il 90% delle volte questo pallone non sarà più lanciato, ma la squadra vuole ripartire dalla difesa. Procedura delle sostituzioni. Io vado, non faccio come il regolamento che ci hanno spiegato, regola 2, regola 3,
vado per farvi capire meglio, perché altrimenti se spieghiamo come hanno spiegato loro diventa un po' più difficile e dura veramente tanto. Procedura di sezione: deve uscire dalla linea perimetrale lui più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediale da un altro punto, ad esempio per motivi di sicurezza per infortunio. Allora, da quest'anno il giocatore che deve essere sostituito deve uscire dal punto più vicino della linea perimetrale, escluso se su un terreno di gioco, su un campo di gioco, i tifosi impediscono questo, quindi potrebbe diventare pericoloso per l'incolumità del giocatore stesso, l'arbitro dà il consenso ad uscire dalla parte che si usciva fino l'anno scorso, la stagione scorsa. Stiamo attenti, perché se uno si rifiuta di uscire e non c'è motivo che deve uscire da questa parte, chiede, è obbligato ad uscire, perché rischia ammonizione se non fa. Ve lo dite ai vostri calciatori. Questo perché? Perché l'IFAB, la FIFA, ha voluto velocizzare i tempi morti. Non vuole che si perda tempo, perché sapete tutti, siete tutti navigati ormai, che quando un giocatore vuol perdere tempo, la prima cosa che fa, quando sa che è sostituito, incomincia a fare prima 10 passi dalla parte opposta. E poi quando gira, non me lo venite a raccontare a me, fa prima 10 passi dalla parte opposta, ha capito che il numero 10 deve uscire, poi si gira, a me, e poi fa 10 passi lenti per poi iniziare la corsetta e se ne è andato un minuto e mezzo. Quindi quest'anno attenti a questo tipo di comportamento. Equipaggiamento dei calciatori: le sottomaglie devono essere monocolore, lo stesso colore principale delle maniche della maglia. Va bene, ve lo dico io qual è, sintetizzando. Praticamente quest'anno la sottomaglia deve essere uguale alla maglia come l'anno scorso, solo che se su questa maglia abbiamo un altro colore predominante, per esempio è azzurra e bianca, si può usare, c'è cioè la parte bianca a metà, si può usare anche la maglia bianca, anche la maglia delle strisce tipo dell'Adidas, queste cose qua. Dobbiamo stare attenti solo ad usare quanto più possibile il colore predominante, perché l'arbitro potrebbe non farti giocare con quella sottomaglia. I pantaloncini scaldamuscoli devono essere lo stesso colore dei pantaloncini. Dubbi? No. Provvedimenti disciplinari e dirigenti. Senza legge, vi dico subito, da quest'anno novità assoluta. Avvisate i capitani, non so oggi i capitani, scusate, gli allenatori, non so quanti oggi ce ne sono qui. Da quest'anno scatta l'ammonizione e l'espulsione per l'allenatore. Stiamo attenti, c'è una novità assoluta, e poi ritorno indietro prima che dimentico: l'allenatore che a fine partita o a fine primo tempo entra in campo cercando il contatto, non contatto, contatto verbale con l'arbitro come protesta per inveire contro, gli sarà mostrato immediatamente il cartellino rosso. Avvisate gli allenatori se lo ci guardano, non ce ne sono molti perché sicuramente si staranno allenando, avvisateli, perché questo. Però nella partita io vi dico subito, domani, da domani agli arbitri dirò massima disponibilità a far lavorare gli allenatori sulle nozioni tecniche. Anche se alzano, io sono uno che è venuto da dove sentiva le voci alte, ma se uno lavora per nozioni tecniche, noi lo lasceremo lavorare anche se alza la voce e va leggermente oltre le righe. Non interveniamo su questo, perché capiamo anche la transagonistica, ma non possiamo capire e accettare la transagonistica sulle offese. Allora, se un allenatore si alza e fa un gesto, quasi verrà richiamato, perché c'è il richiamo, l'ammonizione e il rosso. Attenti, richiamo e ammonizione non significa che un'espulsione, un cartellino rosso non può essere esibito se non avviene prima il richiamo o l'ammonizione. No, no, il cartellino rosso può essere esibito anche immediatamente, dipende dal comportamento dell'allenatore o di un dirigente in panchina. Vi ricordo inoltre che per quanto riguarda i dirigenti in panchina, se succede una bestemmia e un urlo e l'arbitro va verso la panchina, se non si fa il nome e non si evince chi è il colpevole, paga l'allenatore. Quindi non so se vi conviene, eh? Cioè io ve lo dico.
perché da questo punto di vista voglio proteggerli, perché a me fa piacere che se non è colpa dell'allenatore rimanga l'allenatore sul terreno di gioco, che può far dare un po' più di spettacolo rispetto a senza annullatore a un dirigente, è un lavoro completamente diverso. Ricordiamoci, l'ammonizione, l'espulsione sarà una diretta conseguenza di quello che combina un dirigente, un allenatore, un medico, quel medico che, se non può essere sostituito nella stessa squadra, non dalla squadra avversaria, come succedeva qualche anno fa, rimane sul terreno di gioco e si assumerà le responsabilità di una squalifica a seguire, perché purtroppo il medico è obbligato a rimanere nel campo. Barriera: laddove tre o più calciatori della squadra difendente, la FIFA dice, per essere una barriera devono essere minimo tre giocatori. Se sono due, tutto questo decade subito. Dipende fuori in una barriera, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere ad almeno un metro dalla barriera fino a che il pallone non sia in gioco. Praticamente la barriera, questo però ci tengo dopo a farvi vedere un filmato, anzi sono due o tre, io posiziono la barriera, il responsabile della difesa posiziona la barriera, gli avversari, non possiamo vedere più quello che succedeva l'anno scorso, che si andavano a mettere davanti, devono stare un metro avanti, un metro a un lato, un metro all'altro lato, un metro in diagonale. Vi voglio ricordare solo una cosa, che se si mettono un metro indietro si assumono la responsabilità di che quella rete al 99% venga annullata. Perché? Mi chiederete perché? Perché quella barriera dietro di uomini, di attaccanti, toglie la visuale al portiere, quindi influisce, impatta sul portiere, portandolo a non intervenire nelle condizioni ideali. Quindi anche se il pallone passa sopra due metri, passa a un lato, finisce in un angolo, tutto quello che succede è di rete viene annullato. Quindi, allora, dovete sapere che io domani agli arbitri dirò anche questo, che noi andremo a fare prevenzione anche su questo, di avvisarli, per qualcuno che non lo sa, guarda che se rimani qui e il pallone va in porta, il gol viene annullato. Quindi facciamo prevenzione anche su questo, noi prepareremo gli arbitri quanto meglio possibile per poter agevolare il gioco del calcio. Chi vuole giocare a calcio e chi vogliamo portare avanti la tesi della protezione del gioco del calcio. Dubbi? Ci sono dubbi? Martino, se io dimentico qualcosa. Barriera: laddove tre o più calciatori della squadra difendente formano una barriera, tutti i calciatori della squadra attaccante devono rimanere almeno un metro dalla barriera fino a che il pallone non sia in gioco. Allora il calciatore attaccante di solo un passo per posizionarsi correttamente. Ormai, se avete visto in sera, si hanno l'abitudine di fare così e si posiziona. Ma lo potete dire, cioè, fino a che fanno questo? Attenti a non disturbare la difesa, perché nel momento che disturbe la difesa, appena il pallone si muove, che è in gioco, noi diamo calcio di punizione a favore degli avversari. Penso che queste sono nozioni che potete benissimo trasferire. Gli attaccanti si posizionano meglio contro la barriera, tuttavia al momento del tiro si trovano ancora in posizione di fuorigioco, impattando la capacità del portiere di intervenire. Fuorigioco punibile e rete da annullare. Si raccomanda all'arbitro di allertare preventivamente i calciatori, è quello che noi faremo. Rimessa da parte dell'arbitro, interruzione del gioco per interferenza di un altro pallone, rimessa da parte dell'arbitro che lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultimo ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un calciatore. Vediamo se sta. L'arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato per ultimo da un altro calciatore. Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono rimanere almeno a 4 metri dal pallone in occasione della rimessa da parte dell'arbitro. Il pallone non è in gioco quando dopo un ufficiale di gara rimane sul terreno di gioco.
una squadra inizia un attacco promettente, il pallone entra direttamente in porta o cambia la squadra in possesso del pallone. Cioè, una squadra inizia un attacco promettente, faccio un esempio, Rossi contro Verdi, Rossi attaccano, il centrocampista del Rosso passa il pallone all'attaccante, tocca l'arbitro e il pallone finisce agli avversari, si fischia e l'arbitro rimette il pallone a favore della squadra che stava giocando con gli avversari ad almeno 4 metri dalla rimessa. Va bene? Per quanto riguarda il pallone entra direttamente in porta, da quest'anno un arbitro non può più segnare una rete, quindi non sarà più capocannoniere del vostro campionato, non entrerà nel Guinness dei primati, sarete contenti, saranno contenti quelli che erano subito un gol, saranno ben contenti quelli che erano stati avvantaggiati. Ma a parte gli scherzi, parliamo che se un arbitro in aria tocca il pallone e finisce in porta, l'arbitro andrà a rimettere il pallone a favore del portiere. Tutto ciò che succede in area di rigore, che l'arbitro deve fermare il gioco, ci sarà una rimessa a parte del portiere, a favore solo del portiere. Va tutto in mano al portiere, anche se il pallone era in possesso della squadra avversaria in area. Cambia la squadra in possesso del pallone e inizia un attacco promettente. Io inizio l'attacco promettente, l'ho voluto lasciare per ultimo, perché è il caso che poteva confondere. Io Rosso, della squadra rossa, sto lanciando un attaccante a un centrocampo, in un passaggio normale dove non c'è una chiara o una promettente azione da gol. La deviazione dell'arbitro comporta una chiara occasione da gol a favore della stessa squadra. Quest'anno non può essere, non può succedere. Viene fermato il gioco e viene riportata la rimessa da parte dell'arbitro a favore di chi aveva giocato per ultimo il pallone. Non può la deviazione di un arbitro favorire anche la stessa squadra in una chiara occasione della rete, perché se la chiara occasione della rete è limpidissima, ma se era una normale giocata, non può diventare una chiara occasione della rete a causa della deviazione dell'arbitro. Questo è l'intento. E questo mi sembra giusto, aver messo questi paletti da parte della FIFA. Dubbi? No, da parte il portiere rimette solo il portiere, non rimessa del portiere. Noi andiamo a scodellare la palla, quindi facciamo la rimessa a favore solo del portiere quando queste cose succedono nell'area di rigore. Tutto ciò che succede nell'area di rigore sarà solo il portiere a ricevere da parte dell'arbitro la rimessa del direttore di gara. In tutti questi casi il gioco verrà ripreso la rimessa a parte. In questo caso si applica anche un'altra parte del circolo numero 1, l'arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente nella propria area di rigore se quando il gioco è stato interrotto. Il pallone era nell'area di rigore oppure l'ultimo tocco del pallone è avvenuto nell'area di rigore. Una cosa fondamentale, se il pallone deviato dall'arbitro finisce in oltre la linea di porta, che voi chiamate linea di fondo, come i giornalisti chiamano, o linea laterale, essendo il pallone non in gioco, si riprende con rimessa laterale, calcio di rinvio o calcio d'angolo. Va bene? Quando il pallone resta in gioco, sono stato chiaro? Sì. Se il portiere lancia con le mani il pallone direttamente da una porta avversaria verso l'altra e il pallone finisce in porta, verrà segnato un calcio di rinvio. La rete non è valida. Può capitare. Ancora non abbiamo sospeso la partita per vento. Arriva, tutti si distraggono, arriva. Però è meglio chiarirlo, non succede mai, ma è meglio chiarirlo. Però io devo farle vedere tutte, io alcune le eviterei, però devo farle vedere. C'è qualche altra cosa sulla rimessa? Rete del portiere, abbiamo detto. Falli di mano, quando minare la munizione. Ci sono solo 3 casi in cui dopo aver fischiato un fallo di mano l'arbitro deve necessariamente combinare la munizione. Quando un calciatore gioca o tocca il pallone con le mani per interferire o interrompere una promettente azione d'attacco.
Io squadra in attacco, parto in velocità, contropiede, ripartenza veloce, verticalizzazione, giocatore ferma il pallone con la mano, giallo. Va bene? Quando un attaccante segna o tenta di segnare una rete con un fallo di mano, quello resta. Io segno la rete con la mano, resta. Cioè, se uno dei vostri giocatori cross e interviene con la mano volontariamente, partirà l'ammonizione per il giocatore e il colpevole. Devi dirmi qualcosa? Terzo, quando un difendente tenta di evitare la segnatura di una rete senza successo. Allora, cosa significa? Significa che io attaccante colpisco di testa, colpisco di piedi, sto per segnare una rete. Mentre sto segnando una rete, il giocatore colpisce il pallone di mano, ma non riesce ad evitare la segnatura della rete, perché altrimenti sarebbe espulsione. Quell'espulsione diventa ammonizione, perché lo scopo finale è stato quello di realizzare la rete si è realizzata, quindi il provvedimento disciplinare scende di, diciamo, di un livello, diventa ammonizione. Chiaro? Falli e scorre tempo, ma se qua nessuno parla, sentite dopo, non servono manco i filmati. Io vi ringrazio, credo che ho a che fare con gente, ah vabbè, penso che sia abbastanza chiaro. Falli e scorre tempo, mi avete fatto lavorare una settimana per semplificarli così, perché se vi faccio vedere la circolare numero uno, voi vi potete mettere le mani in capelli, io un po' meno. Falli e scorrettezze. Una volta che l'arbitro ha deciso di ammonire o espellere un calciatore, il gioco non dovrà essere ripreso fino a che il provvedimento non sia stato notificato, a meno che la squadra avversaria segua rapidamente un calcio di punizione. Ve la sintetizzo. Fino all'anno scorso, fino a che un calcio di punizione meritava l'ammonizione e l'espulsione, tu non dovevi fermare il gioco. Se la squadra da quest'anno è nelle possibilità di battere subito in chiara occasione da gol e andare a segnare, l'arbitro deve aspettare, dare il gol e poi prendere il provvedimento disciplinare. Quel provvedimento disciplinare che, una volta ripreso il gioco, se fosse stato cartellino rosso, diventa cartellino giallo, diventa ammonizione. Attenti, eh? Si assume la responsabilità di non far espellere il giocatore dalla squadra avversaria, perché tu hai avuto di nuovo quella chiara, che significa che quella chiara occasione da gol si è venuta di nuovo a concretizzare, quindi non c'è stato nessun dato, poi che tu non hai segnato una rete è vostra responsabilità averlo fatto. Quindi tutto questo comporta che quell'espulsione per chiara occasione da rete, per aver fermato un'azione in chiara occasione da rete, diventa ammonizione. Va bene? Domande? Ragazzi, signori, sono qui per questo, perché è meglio chiarirci. Io questa riunione l'ho voluta per evitare qualsiasi tipo di problema e di contestazione inutile da far brutta figura, perché poi non conoscevamo quello, perché voi sareste in grado di dire domani al giocatore: calma, guarda che non sei informato, ma è così, poteva battere. Cioè, questo episodio, questa situazione, come tante altre che vi ho già raccontato. Dirigente allenatore, laddove un'infrazione venga commessa, il colpevole non possa essere individuato, il primo allenatore presente nell'area tecnica riceverà il provvedimento. È quello che vi ho detto prima, che ve l'ho già anticipato. Esistono tre tipi di provvedimento per tutti i dirigenti che prendono posti qualche richiamo: ammonizione e risulta. Quando il calcio di rigore, quando il pallone viene calciato, il portiere della squadra difendente deve avere almeno parte di un piede che tocca la linea di porta che si indica con essa, che significa che hanno leggermente modificato nell'ultima settimana, praticamente il portiere deve essere sulla linea, un piede nel momento in cui uno sta per calciare e il pallone prima che si muova, lui può tenere, può staccarsi, ma almeno uno, anche tutti e due, se si alzano, almeno uno di quei due deve rimanere in linea, anche sollevato dalla linea, deve rimanere in linea con la linea di porta, perché altrimenti il calcio di rigore, se viene parato, viene ripetuto. Quindi se io sono abituato a fare questo, non va bene più, posso fare questo oppure staccandomi con più dei due piedi, ma ho un piede sul in direzione della linea in via aerea. Va bene? Vediamo
Una volta che l'arbitro mette il fischio per l'esecuzione del calcio di rigore, il tiro deve essere eseguito, se non viene eseguito l'arbitro può assumare. C'è stato un caso che avevamo anche, che praticamente un giocatore va per tirare il calcio di rigore, fa la finta, si sposta e non lo tira. L'arbitro ha dato il calcio di punizione a favore della squadra di Sani. No, il giocatore prenderà la punizione, ma il calcio di rigore si deve battere. Quindi non è che se inculcate al giocatore di tirare subito è meglio, così non si becca la munizione, non fai nervosire la squadra avversaria, può essere anche un modo di deridere, cioè poi dipende dal risultato, un modo di deridere, e poi ci mettete nelle condizioni di assumere dei provvedimenti che noi non vogliamo prendere se non ci mettete voi in condizioni di farlo. Io sto sintetizzando perché non serve. La rimessa della linea laterale, tutti gli avversari devono stare almeno, prima si diceva, devono stare a 2 metri dalla linea laterale, ora si dice, devono stare a 2 metri dal punto in cui viene battuta la rimessa laterale. Praticamente io sono qui a battere la rimessa laterale, il giocatore da me deve stare a 2 metri minimo l'avversario. Va bene? Chiaro? Io poi il consenso del super esperto del regolamento Martino Perdona, voi lo sapete, lui ha avuto di essere osservatore di Serie A per 10 anni, ha lavorato anche nel settore tecnico, espertissimo di regolamento, e quando dice lui così va bene. Allora, esultanza, ve lo dico in parola, anche questo posso senza che so leggere, ascoltate, se un giocatore esulta dopo la segnatura della rete e la rete viene annullata per fuorigioco, per fallo, per qualsiasi altro caso, la munizione al giocatore rimane. Praticamente il giocatore si sfila la maglia, va ad esultare, il giocatore si arrampica alla rete, va ad esultare, sale sulla rete, quando rientra, anche se il gol è annullato per fuorigioco o per qualsiasi altro motivo, al giocatore gli rimane il provvedimento disciplinare, perché è una condotta che non è accettata, sia se viene segnata una rete, sia se viene segnata, o se la rete viene annullata. Fallo di mano, è un'infrazione, un calciatore segna. Questo è fondamentale vedere alcuni episodi per un semplice motivo, perché il spiegarlo così, sì, cioè sono in grado di spiegarlo, ma bisogna vederli, cioè praticamente quest'anno avete visto che le prime polemiche ci stanno sui falli di mano, ormai sono diventati il 90% tutti i calci di rigore, praticamente i giocatori non possono tenere più le braccia larghe, perché se hanno le braccia larghe vengono puniti. Purtroppo la FIFA ha voluto avvantaggiare lo spettacolo del calcio, ma dal punto di vista delle reti, delle segnature delle reti, del calcio, e ha deciso che qualsiasi giocatore che allarga le braccia, braccia di sopra delle spalle e braccia che vanno ad occupare uno spazio più grande di un movimento naturale del giocatore stesso, devono essere puniti con un calcio di punizione o un calcio di rigore, segnale di rigore. Io salto, noi abbiamo visto un paio di casi, vi faccio un esempio lampante, episodio Juventus-Milan, perché quelle partite non se ne perde nessuno, quindi è più facile, dell'anno scorso. Il fallo di Alessandro è il calcio di rigore, perché io posso buttarmi in scivolata e il movimento naturale del giocatore porta a mettere il braccio a terra per attutire la caduta. Se tocca quel braccio, il calcio di rigore non si dà, non viene assegnato, perché io sto a tutto quello braccio che mi serve per attirare. Nel momento in cui io largo il braccio, come in quell'occasione ha fatto Alessandro, quello è un calcio di rigore da segnare e nessun provvedimento disciplinare. Perché nessun provvedimento disciplinare? Questa è una cosa che sto aggiungendo, ma era già dell'anno scorso. Perché in area di rigore non c'è solo un attaccante da solo, ma quando ci sono più giocatori tra difendenti e attaccanti non scatta mai il provvedimento disciplinare. Va bene? Chiaro laggiù? Scusate se sto da qua. È più comodo. Poi dopo al massimo, se abbiamo tempo, vediamo dei filmati che abbiamo. E di solito in versione sono risolto il pallone con le mani, braccia quando queste sono posizionate in modo naturale, aumentando lo spazio occupato dal corpo,
to make himself bigger. Da notare la differenza con il caso precedente, in questo si doveva concedere il calcio di rigore senza ammonizione. Quando c'è un cross, come vi ho detto, qualsiasi cross difficilmente vedrete il provvedimento disciplinare se non c'era un giocatore in un'azione efficace che poteva segnare una rete. Ma nella maggior parte dei casi, 99,9% dei casi, in queste situazioni di cross mai l'ammonizione. Sarà solo punito. Di solito non è infrazione se quando le tocca le mani, braccia del calciatore, quando il calciatore cade a terra e mani, braccia sono tra corpo e terreno per sostenere il corpo, è quello che vi ho detto prima. Ma non le stesse letteralmente o verticalmente lontano dal corpo. In questa questione non vi è tocco di mano punibile. Questo l'abbiamo fatto. Giocatore incaricato per cure mediche. Da quest'anno se il giocatore che si infortuna è quello incaricato di tirare il calcio di rigore a causa di un fallo in aria, calcio di arbitro fischia calcio di rigore, e il giocatore incaricato di tirare il calcio di rigore è colui che si è infortunato, bisogna attendere le cure mediche e lui rimane in campo per tirare il calcio di rigore. Non è obbligato ad uscire. Bene? Solo in questo caso. Calcio d'inizio. La squadra che vince il sorteggio permette non avete deciso ancora di attaccare nel primo periodo di gioco. Se seguì. Allora, se è tornati di nuovo indietro, ora tu puoi scegliere il campo in cui attaccare o battere il calcio d'inizio. Prima chi vinceva il sorteggio sceglieva la battuta del calcio. Adesso io posso scegliere se battere il calcio d'inizio o il campo, la metà campo in cui iniziare a giocare. Bravo, famoso ballo campo, che si faceva anche per strada. Finito, vero? Ok. Allora, io voglio capire se abbiamo ancora tempo, faccio vedere qualche filmato. Voi siete d'accordo a vedere qualche filmato? Ma soprattutto tipo sulle barriere o quelli là. Se c'è scritto, vero? Quello delle barriere, perfetto. Allora andiamo. Allora, il calcio di rigore, mettiamo il primo così facciamo vedere il calcio di rigore, ma penso che tutti l'avete visto ormai. Mettiamo il primo, grazie. Allora, vedi? Allora, è tirato calciato fuori. Scusate. Ecco, lui è là, anche se sta nell'area di porta, no? Non è un problema, è l'area di rigore. Può giocare. Se in questa situazione l'attaccante andava a pressare e gli rubava palla e faceva gol, era regolare. L'importante è che il calciatore attaccante parti da fuori area, non può tenere i piedi sulla linea dell'area di rigore, perché le linee dell'area di rigore fanno parte dell'area di rigore. Va bene? Non serve vedere gli altri, ammonizione dirigente, espulsione dirigente non serve. Barriera, mettiamo la barriera, sì. Ecco, appena può, quando si blocca, ecco qua, ferma, scusa, grazie. Allora, questo è consentito, è assolutamente, poi dopo ci abbassiamo, no? Noi possiamo fare qualsiasi tipo di movimento. Questo, che dubbio avete? Questo è consentito, sì, questo è consentito. Va bene? Possiamo passare un altro filmato per far vedere la situazione, perché io mi posso abbassare, spostare, faccio fare quello che voglio. L'importante è non influire sulla barriera toccandola prima che il pallone fosse in gioco. Va bene? Perché? Posso fare la domanda? Sì, certo. Quando si posiziona la barriera della squadra che sta partendo, quando il portiere ha finito di... No, non è obbligata. Io se la barriera si posiziona prima davanti al pallone, il portiere non vede il pallone. Ma mica in fuorigioco. E non è in fuorigioco.
Se io sono un attaccante e gli dico al mio compagno, mettiti davanti, non ti mettere in fuorigioco, non ti mettere in fuorigioco, che io devo calciare, lui non deve vedere il tiro. Portiere posiziona la barriera in base alla linea del pallone. In base alla linea, perfetto. Se davanti al pallone io ho la squadra avversaria che mi crea l'altra barriera, no, a un metro di distanza. Ha ragione, e le dico io, se io non posiziono la barriera, come fa la barriera a capire dove metto la barriera? No, è impossibile, guarda, non succede mai che se l'arbitro non va a posizionare la barriera, tutto non sai manco se si mette un elemento, due elementi, tre o quattro. Ma se io non posiziono la barriera, loro cercheranno di rubare giusto il metro, non andranno mai a 5 metri. Allora si posizioneranno in base alla barriera. La barriera l'ha decisa il portiere. Il portiere decide la barriera. Io qualche cosa l'ho vista dal palco. Quindi è tutto sull'estrema sinistra e sull'estrema destra. Loro si mettono centrali. Perché? Perché la barriera propria, sì, pallone, perfetto, in linea. Sì. Ma se davanti al pallone mi si mette la barriera avversaria, no, ho capito cosa vuol dire. Allora, le spiego. Io posiziono il pallone a terra e il portiere, il primo movimento è posizionare il pallone a terra. Nel momento in cui ti vado a portare a distanza la barriera, il portiere ha visto il posizionamento del pallone. La squadra avversaria non deve posizionare la propria barriera, deve aspettare che prima mi metto io in linea col pallone, deve aspettare le regole. La squadra avversaria, può fare quello che vuole, si sta creando un po' di confusione. Io prima, per partire un calcio di confusione, la prima cosa che fa l'arbitro, ti posiziona il pallone a terra. Lei mette il pallone a terra, giusto? Io vado al palo. Sì. Vado al palo. Sì. Vedo il pallone. Sì. Se invece del pallone io vedo una squadra avversaria che ha posizionato la bandiera, io che faccio poi con il fuori gioco? E se va dietro è fuori gioco, non faranno mai gol, cioè il gol che sarà fatto. Prima di posizionare la mia. Nel momento in cui penso di interpretare la fotografia, nel momento in cui il portiere sta andando a vedere sul palo la barriera, io come giocatore metto tre attorno al pallone, posso fare, assolutamente, non è, cioè, è la stessa cosa che io metto il pallone a terra e mi metto di spalle al portiere. Chi glielo vieta? Non c'è regolamento che glielo vieta. L'importante è che la barriera non è a un metro dietro la barriera degli attaccanti, non è dietro la barriera dei difendenti. Nel momento in cui la barriera dei difendenti è davanti alla barriera degli attaccanti, quel gol al 99,9% sarà annullato. Vi dico 99 per un deficito, perché ci sono delle motivazioni che prima che venga calciato questi escano e non sono in fuorigioco, non è più il pallone in gioco che si muove. Sì. Gli attaccanti devono stare a 9 metri dal pallone, questo che volevo dire. Forse non è stato chiaro, facciamo una parte. Qui da qui dobbiamo uscire. Il pallone sta qui, sì. Ricordo, il pallone sta qui. Perfetto. Io come portiere mi posiziono vicino al palo con la mia barriera, sì, comando. Sì. Ma se prima di comandare la mia barriera, sinistra, destra, la squadra avversaria mi si mette davanti al pallone. Si fa così, fa così. Ah? No. La distanza di un metro. Lo può fare. Non può fare. Come faccio a controllare? Allora, lei, allora questa strategia la potremmo fare anche prima, anche gli anni prima, non l'ha mai fatta nessuno, perché secondo me non agevola nessuno. Perché nel momento in cui si mettono lì, poi si devono spostare. Io il pallone lo vedo lo stesso prima che questo calcio. Si può mettere a 10 centimetri da dove viene calciato il pallone, perché è il compagno di squadra. Io mi posso mettere davanti, questo calcio mi sposto e tiro. Cioè, no, chi te lo vieta come regolamento? Non esiste, ma il problema è che non è con questo sistema di quest'anno. Lo potevano fare gli anni precedenti, non l'hanno mai fatto.
non vedo il motivo, cioè quello che dice lei, sì, torno a visuare il portiere intanto va a coprire il palo, che l'ultima deve essere proprio uno specialista per far gol, va a coprire il palo, poi si posiziona per vedere il pallone, ma lui già il pallone l'ha visto. Io posso fare come squadra attaccante che tre persone mi metto così e il pallone là, e il portiere non lo vede il pallone. Nessuno ti vieta agli attaccanti di fare quello che vuoi. L'importante è che non impattano sulla barriera e sulla visuale del portiere quando sono in fuorigioco. Se tu sei in gioco puoi fare tutto ciò che vuoi in maniera non irregolare. Se tu lo fai in maniera irregolare sarai punito. Se tu lo fai in maniera regolare tu puoi trovare qualsiasi tipo di strategia. Io mi metto davanti, lui sta tirando e mi metto da solo davanti, il portiere lo stesso non la vede. Mi metto da solo davanti, quello prende la rincorsa, quando arriva il tiro mi sfonda. E qual è il problema? L'importante è che l'impatto degli attaccanti non vanno a disturbare il portiere quando sono in posizione di fuorigioco, quindi oltre la linea del penultimo difensore. Va bene? Prego. Io ritengo che i tre davanti non servono più, perché gli attaccanti andavano a mettersi sulla stessa linea della barriera per comprare gli spazi, eccetera, eccetera. Ma detto questo, la distanza dei 9,15 m in questo caso si calcola comunque dal pallone alla barriera o dal pallone ai tre attaccanti che si sono messi davanti? No, come ho già detto, gli attaccanti non hanno misura. Gli attaccanti non hanno misura, vediamolo, non lo so se sta quello con. Gli attaccanti non hanno misura, vediamolo. Gli attaccanti non hanno misura, gli attaccanti possono stare un metro, mezzo metro, a tre metri, a quattro metri. È la barriera degli avversari che deve stare a 9 metri, cioè no? Non pensi, gli attaccanti possono stare pure tutti e 10 piazzati là. Sono problemi loro se poi la squadra le parte. Ecco qua. Praticamente questi non ti fanno vedere la visuale del pallone, questi la visuale del pallone non fanno vedere, ma sono in posizione regolare perché stanno a un metro dalla barriera senza che vanno a impattare. Se questo prima, allora fermo qua, se questo prima che arrivi a calciare quella barriera stringe e va a toccare la barriera avversaria, quel gol, se succede il gol, sarà, altrimenti si fischia il calcio di punizione a favore della squadra. Ma perché? Perché vanno ad ostacolare a un metro per la FIFA, per il regolamento del gioco del calcio da quest'anno, non c'è influenza sulla barriera, per loro è una distanza giusta per non creare, ma loro l'hanno fatto anche per non creare quello che si creava gli altri anni, per non creare attriti fra giocatori, ripicche, riottosità fra giocatori, questo non volevano creare. E allora hanno detto, la lasciamo là. Inoltre hanno aggiunto che se tu stai alle spalle e occupi, come dice il Signore, la visuale del portiere, allora ti assumi la responsabilità e quel gol sarà annullato in qualsiasi caso. Questa è una situazione normale. Andiamo al piano home. Bene. Che possiamo vedere, rimessa da parte dell'arbitro, fallo imprudente, rimessa la terza ha rimessa da parte dell'arbitro, la terza, l'ultima a destra, perfetto. No. Sì. Ecco qua, vedi? Salvato, tiro, no. Portiere, gol. Da quest'anno qua, vedi? Gol. Da quest'anno non è possibile. La rimessa sarà fatta in area di rigore a favore del portiere. Quindi nessuno che si preoccupi che segnale. Questi non lo sapevano. Questa non è una regola di quest'anno. Fino all'anno scorso si dava il premio partita pure all'arbitro. Da quest'anno non è più possibile. Va bene? È chiaro? Possiamo mettere sulla home, sulla pagina. Allora, che cos'altro vogliamo vedere? Vediamo i fuorigiochi, così chiudiamo la cosa più importante. Vediamo il primo fuorigioco.
Ah, no, ci sono i falli di mano, sì, scusa. Metti il primo fallo di mano, il primo. 18. Grazie. Ecco. Cross, Neymar, gol. Questa rete quest'anno non è più valida. Guardatela, involontaria, ma lo scopo della FIFA dice che anche se involontario, una rete non può essere segnata con la mano o con il braccio. Da quest'anno, anche involontariamente, queste reti saranno tutte annullate. Questo ci stava sfuggendo. Quindi, in una situazione anche accidentale, noi non dobbiamo assegnare una rete. Prego. Degli allenatori, dirigenti. No, la munizione funziona, non lo so, questo è un discorso di giudice sportivo, noi faremo la munizione, poi loro adesso non so il regolamento che dice a 4 perché questo e sicuramente sarà squalificato. Funziona, allora quello che mi hanno riferito funzionerà come calciatore. Quindi è normale perché se no ti prendi 18 munizioni e continui a stare in panchina ogni domenica. Penso che sia questo, però siccome non è un compito nostro. Ho capito, allora anche per un giocatore sarebbe lo stesso motivo, però siccome non è un compito nostro è giusto che vi informate dalle giuste istituzioni che vi possono dare riferimento in merito. Va bene, andiamo al secondo fallo di mano. Ecco qua, ecco, attaccante, ora lo rivediamo meglio. Questa è una situazione che io vado a contrastare un giocatore e cado col braccio per terra per sopportare il peso del mio corpo, non è mai calcio di rigore, perché il braccio che va a sopportare il peso del mio corpo nella caduta è abbastanza chiaro, questo non è calcio di rigore. Se quel pallone, scusa, possiamo tornare via, se quel pallone finiva al braccio largo è calcio di rigore. Vede? Stop. Se finiva a quello che ha fatto così, praticamente a quello che sta in alto, se mi fermi l'azione prima, scusami un attimo. Ecco, se il pallone finisce qui è calcio di rigore. Questa è la differenza. Deve dirmi qualcosa? Ok. Allora, questo è il braccio che sopporta la caduta del corpo, è un movimento naturale, io sto appoggiando. Questo no, se il pallone finisce qui è calcio di rigore, si assume le responsabilità di questo movimento. È bravissimo, quasi lo porta al raduno. Prego, andiamo all'altro caso. È chiaro, signori, è chiaro, perché voglio che usciamo con le idee chiare. Vediamo la 19, no la 20, scusa. Questo sì. Vede, aspetta, vediamo se lo rifanno vedere. Qua. Questo si butta in scivolata. Ecco, guardate qua, bloccalo, oh, calcio di rigore, non può andare col braccio così, si assume le responsabilità, la FIFA, il regolamento IFAB ti dice, se tu ti lanci alla disperata, ti assumi le responsabilità di dove si trova il braccio. Bene, caro, qualche dubbio? In quello stesso momento, sì. Come lo vediamo? Sì. Il pallone stava sull'altro braccio. Se su questo braccio è calcio di rigore lo stesso, non è a terra per sopportare il peso. Scusami, grazie. E praticamente io lancio, se questo si sta buttando in questa maniera, perché questa è una maniera, non hai il controllo del proprio corpo, ti stai buttando alla disperata, diciamo, chiamiamola così tra virgolette. Disperata. Se io sto col braccio largo, è sempre calcio di rigore. Quello deve stare a sopportare la caduta del... Se questo braccio scende qui per sopportare la caduta del... e lo tocca a terra, quando il pallone era su terra,
non è calcio di rigore, è un fallo di mano involontario, sarà dato il calcio d'angolo. Chiaro? Signori, chiaro? Qualche dubbio? Bene, andiamo all'ultimo caso. Ecco perché, Presidente, capito perché servono gli episodi. Ecco qua, questo penso che sia abbastanza scontato. Colpo di testa, uno salta in questa maniera, si assume tutte le responsabilità, calcio di rigore. Se l'arbitro si avvede che quel pallone è diretto verso la porta in azione efficace, calcio di rigore giallo. Va bene? Chiaro? Chiaro per tutti? Questo penso che sia abbastanza scontato. Sì, sì, perché il pallone è diretto in porta. Allora, andiamo ai fuorigiochi. Vabbè, simulazione scontata, era anche l'anno scorso. Andiamo ai fuorigiochi. Ecco qua, attenti. Top! Allora, questa, ferma, no, questa è una giocata del giocatore. Non è una deviazione, essendo una giocata, ma una giocata fatta male, ma essendo una giocata, il giocatore in fuorigioco può giocare il pallone e segnare una rete. Se quella fosse stata una deviazione, dopo la vediamo, il giocatore in fuorigioco viene subito punito con il fischio della posizione di fuorigioco. Questa giocata fatta male, un colpo di testa fatto male, mette in gioco il giocatore che è partito da posizione di fuorigioco. Allora, vai adesso, vai. Guarda, questo va per giocarlo e lo gioca male. Questa non è una deviazione, questa è una giocata fatta male, ma è sempre giocata. Il giocatore può andare a segnare la rete. Va bene? Prego. Adesso lo vediamo. Mettiamo un altro caso. Ecco qua, giocatore passa, questo, tac, deviazione, giocatore punibile, perché lui non aveva intenzione di giocare il pallone, gli è rimbalzato addosso. Qual è la differenza? Se io vado per giocare il pallone è una giocata, se il pallone mi rimbalza addosso o mi arriva violentemente addosso non è più una giocata, è una deviazione. Questa è la differenza. Il giocatore viene messo in gioco, viene punito con il calcio di punizione indiretto per fuorigioco in base alla deviazione o alla giocata, anche se la giocata è fatta male. Prego. Se il giocatore si assume le responsabilità, se io entro in scivolata, quella è una giocata, quello è un tempo. Io sto cercando di intervenire, si assume le responsabilità, è una giocata, perché l'ho detto prima, sono io col movimento delle gambe che vado incontro al pallone, non è il pallone che sbatte addosso a me. Questa è la differenza. Andiamo con l'ultimo caso. Ecco, questo è un altro caso che è importante per voi. Ferma? No, andiamo indietro. Andiamo indietro, scusami. Ho sbagliato io, devo fare. Vai. Ferma? Ok. Questo è fuori gioco. È fuori gioco perché l'attaccante non ha due difensori dietro, praticamente il portiere che è uscito dalla porta non fa parte più, praticamente l'attaccante deve tenere il portiere e un difensore. Se non c'è il portiere, ve lo spiego proprio in maniera elementare, se non c'è il portiere deve stare un altro difensore che deve coprire la linea dell'attaccante. Essendo non il penultimo difensore ma l'ultimo, l'attaccante è in fuorigioco. L'attaccante è in fuorigioco, è qui. Va bene? È chiaro? Ora vediamo la fine dell'azione, vi faccio vedere. Questa arriva da lì, rientra, fuori gioco di rientro. Ora lo vediamo in un'altra posizione che continua il filmato. Eccolo qua, aspetta, fermati. Vedi? Fuori gioco. Perché lui ha solo un difendente dietro, un difensore. Ne deve tenere due. Se non c'è il portiere ci deve stare un altro difensore. Nel momento in cui ce n'è solo uno, posizione di fuori gioco punibile. Fuori gioco di rientro. Chiaro per tutti? Questo è importante spiegarlo, perché uno quando pensa un attaccante di gol, un vostro giocatore, o può essere anche un difensore in quel caso, non è detto un attaccante, sta andando per segnare una rete, si vede un giocatore dietro, poi in campo non ne vuole capire ragioni che quello è fuori gioco.
dovete spiegarlo che devi tenere duro, perché nel momento in cui il portiere è uscito e il giocatore che ha calciato dopo che il portiere è oltre la linea dell'attaccante, ci deve stare un altro difensore per coprire la posizione di fuorigioco dell'attaccante. Ci deve stare un altro. Prego. Invece di fare il cross, se quel giocatore impattava la posizione del difensore che poteva intervenire fuori gioco. E facciamo il caso di Lukaku domenica, chi l'ha visto la rete annullata? Lukaku ha alzato i piedi, ma ha fatto chiaramente capire che non voleva giocarlo, ma il problema è che lui impattava la visuale del portiere fuori gioco. Se ve lo ricordate, qualcuno l'ha visto, che l'ha annullato all'Inter perché Lukaku ha spostato solo il piede, lui ha impattato, ha ingannato il portiere, ha impattato la visuale del portiere, gol annullato. Ci abbiamo un altro minuto per vedere i due filmati prima? Sì, vai, scusa, andiamo, voglio far vedere questo, il dorso, il 16. Allora, questi sono i casi che non sono regolamenti loro, ecco, normalmente si dice chiara occasione da gol rosso, no, se l'intervento del portiere è genuino sul pallone per andare a colpire il pallone, a deviare il pallone, questo è calcio di rigore e ammonizione del portiere. Nel momento in cui quel portiere si disinteressava del pallone e spingeva l'avversario, calcio di rigore e rosso. E tratteneva l'avversario, calcio di rigore rosso, perché non c'è l'intenzionalità di andare a giocare il pallone. Se c'è l'intenzionalità di andare a giocare il pallone, quella l'espulsione diventa ammonizione. Nel momento in cui invece il portiere si vede la chiara intenzione di voler intervenire il pallone, ma non ci riesce perché l'attaccante è stato più scaltro, calcio di rigore ammonizione. Solidale, cioè. Da capire, vabbè, se questo fallo lo fa un difensore da chiara occasione da gol fuori aria e cartellino rosso, espulsione. Va bene, vediamo l'altro caso di grave fallo di gioco. Vede, si vede proprio, arriva in ritardo, perché non hanno voluto punire le squadre, i portieri doppiamente, sai, perché si vede l'intervento genuino del portiere. Ecco, vediamo questo, ecco qua. Allora, non voglio sapere se questo è calcio di punizione o calcio di rigore. Vi dico solo che se l'arbitro si accorge che calcio di punizione fischia fuori area, fa rosso. Se l'arbitro si accorge che calcio di rigore fischia di rigore, calcio di rigore e fa espulsione. Voi mi dite perché? Perché è una spinta, una trattenuta. Non ha nessuna intenzione di giocare il pallone. Se nell'intenzione del giocatore non c'è la volontarietà di giocare il pallone, ma c'è solo causa di recare danno all'avversario, la si punisce col massimo della penalità. Calcio di rigore, espulsione. Calcio di punizione, espulsione. Invece, se questo interveniva coi piedi e non riusciva a prendere il pallone perché il portiere aveva e il giocatore l'aveva anticipato, in aria è calcio di rigore, ammonizione, fuori aria è calcio di punizione, espulsione. Anche se ultimo uomo, se c'è un intervento, allora la rimane dice questo, se c'è un intervento genuino di un difensore, di un portiere, che si dica intervento genuino, che ha la chiara, ti dà la chiara sensazione che vuole giocare il pallone ma non ci riesce, l'espulsione diventa in area di rigore, diventa munizione. Fuori area è sempre espulsione. Se invece non c'è la chiara spinta, trattenuta, carica da dietro, tutto questo che non è un intervento genuino, è espulsione fuori e dentro l'area. E se l'altro attaccante interviene, segna la rete e quella espulsione diventa gialla. C'è molta discrezionalità. No, questa non è una discrezionalità, questo è il regolamento. Se tu lo sai puoi dire scusa, vedi che ti stai sbagliando.
ma che stai dicendo? Cioè la discrezionalità era molta sul fallo di mano, ora l'hanno ridotta, il 90% sono rigori appena tieni il braccio largo, questa è la verità. Poi non so se faranno un passo indietro, cioè questo non lo so, però io vi devo spiegare i regolamenti di oggi. I regolamenti di oggi dicono quello che vi ho detto. Ora, siccome non voglio più rubare tempo a voi e noi dobbiamo iniziare il nostro raduno per lavorare bene, per il vostro bene, e io vi ringrazio soprattutto per l'attenzione e l'impegno. Io vi saluto e noi torniamo all'Hotel Parco dei Principi, dove domani aspettiamo con piacere il sabato, scusa, non domani, sabato, pensavo che avessi fatto più di mezzanotte. Ciao a tutti, ci vediamo sabato. Grazie mille, grazie ancora a tutti per l'attenzione. Grazie al Presidente per questi importanti chiarimenti regolamentari che sono stati esposti, come avete visto, con molta chiarezza e illustrati con grande attenzione. Noi avevamo pensato di fare un dibattito subito dopo, appunto, con qualche domanda delle società, però pare che insomma il Presidente sia stato così bravo da farvi interagire contestualmente. Quindi io in questo momento passerei magari la parola al Presidente Tisci. Un ringraziamento al VAR, sì, è stato molto preciso in effetti. Passerei adesso la parola al Presidente Tisci soltanto per la conclusione, grazie. Allora, sarà molto breve, vedrò di accorciare il mio intervento. Come avete visto è stata una brillante e sintetica relazione da parte di Nicola Iroldi, ci sono tante innovazioni, io invito i presenti a trasferire in società, ai tecnici, ai calciatori, ai dirigenti, le principali innovazioni, perché una conoscenza aiuta, una ignoranza delle regole, dei regolamenti porta senz'altro confusione sul campo e si può anche generare violenza, perché alcune volte la violenza nasce anche dalla mancanza di conoscenze delle regole. Capisco che la vostra attenzione è bassa, la soglia della vostra attenzione, soprattutto dopo un'ora di regolamenti di queste innovazioni. Vedrò di essere, come detto prima, molto veloce. Anche per quest'anno è stato rinnovato il contratto del title sponsor di campionato di eccellenza. Ringrazio la ditta Caffè Fari, qui rappresentata sempre da Mino Di Stante, che fa parte della famiglia, anche se non è di sua diretta proprietà, per questo ulteriore legame che porterà visibilità mediatica al nostro campionato. Così come noi abbiamo aperto a luglio un bando per quanto concerne i diritti televisivi alle gare di eccellenza. Alla chiusura delle domande è pervenuta per il calcio a 11 solo l'offerta di Canale 85 di Mino Di Stante, un grande appassionato di calcio, l'abbiamo visto, abbiamo sentito, un imprenditore lungimirante che ha sposato questo progetto con anche sacrifici economici e che ulteriormente rispetto all'anno scorso ha anche ampliato le dirette, perché quest'anno avremo delle dirette televisive di almeno una partita in promozione e nel calcio a 5 serie C1. Presidente, grazie. Grazie a te Nicola, grazie. Così come mi sono raccomandato lo scorso anno alle società, scusate per la voce ma c'è un raffreddore e un'enesi di tosse da stamattina, dicevo, mi raccomando di collaborare affinché nessuna altra emittente televisiva possa accedere in tribuna per riprendere la partita, anche perché in questo caso scatterà una diffida per la società e successivamente anche un'ammenda, una sanzione amministrativa. Noi ogni settimana manderemo un nostro ispettore che collaborerà con voi nell'organizzazione di questa gara e soprattutto a segnalarci se c'è la presenza di altre televisioni che trasmettono in diretta. Questo è un progetto che dà lustro alla Puglia, ci abbiamo lavorato tantissimi anni, amplifica la nostra visibilità anche oltre i confini regionali. La prossima settimana, l'ho concordato proprio adesso con Mino Di Stante, vi sarà pubblicato sul comunicato ufficiale il programma delle partite in diretta del mese di settembre. Mi dispiace che non ci ha raggiunto Mario Biscelli, con il quale abbiamo
raggiunto noi un'intesa, almeno scusate il gioco delle parole, con una partnership a Corsini per il prossimo campionato, sponsorizzerà tutte le nostre sette rappresentative e tutte le iniziative del comitato, però avete trovato in cartellina un'offerta dedicata vantaggiosa per le società che vogliono acquistare l'acqua a un prezzo agevolato, c'è tutta una procedura nel volantino, nella vostra cartella. Per quanto riguarda le altre novità sul versante social, sul versante informatico, da oggi è in linea il nuovo sito online con la veste grafica, poi è sempre attiva la nostra pagina Facebook LND Pool, molto seguita, è una piattaforma su cui è possibile migliorare tutte le nostre attività e restare informati sull'organizzazione agonistica e non del comitato. Vorrei anche ricordare che il nostro mensile ND Puglia Magazine sta per compiere un anno ed è stata una nostra iniziativa che ha riscosso un grande successo fra gli addetti ai lavori, raccontando le storie del nostro calcio. È nostra intenzione proseguire sulla strada digitale, per cui entro fine anno dovremmo installare un'app dedicata del comitato regionale in maniera da poter interagire e potrà essere utilizzata sui mezzi moderni, smartphone e tablet. Chiunque potrebbe scaricare questa applicazione e interessarsi, interagire con il comitato regionale. Ora vorrei soffermare in maniera veramente molto sintetica su alcune iniziative del comitato, della Lega Dilettanti e alcune modifiche regolamentari interessanti che è opportuno che voi sappiate. Uno, anche quest'anno la Lega Dilettanti con grande sacrificio ha stanziato 1,5 milioni rispetto alle 900 dello scorso anno per quanto riguarda l'impiego di giovani in eccedenza a quelli obbligati. Voi sapete, i nostri campionati abbiamo 2 2000 e un 2001, chi utilizza più giovani scatta un premio a fine anno. L'anno scorso era riservato solamente alla vincente di questa graduatoria di eccellente promozione e ringrazio, faccio i complimenti all'Otranto, all'Atletico Aradeo e a noi Quattro Calcio che hanno ricevuto un ingente contributo economico. Quest'anno invece il Presidente Sibiglia, che sta puntando molto sulla valorizzazione dei giovani, ha esteso questo premio anche alla prima classificata, alla seconda, alla terza di ogni campionato di promozione ed eccellenza. Per cui chi arriverà prima, seconda e terza avranno nell'ordine 9.000 euro la prima, 6.000 la seconda, 3.500 la terza. Anche per questa stagione sportiva è possibile utilizzare le maglie da 1 a 99 senza la personalizzazione. La panchina anche quest'anno è composta da 9 calciatori di riserva, per cui in distinto possono andare 20 calciatori. La modifica articolo 66 l'ha annunciata prima Mimmo Ranieri, che è possibile andare anche il vice allenatore può sedersi in panchina purché tesserato con la società. Un'altra novità importante, dal 17 giugno del 2019 è entrato in vigore il nuovo codice di giustizia sportiva della federazione, dove è stato pubblicato sul comunicato ufficiale 139 della FIGC del 17 giugno. Attenti, soprattutto i segretari delle società, bisogna fare attenzione perché sono cambiati i tempi per l'inoltro dei ricorsi e anche alcune procedure. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia Dilettanti, c'è l'abbreviazione dei termini, abbiamo fatto un comunicato ad hoc, è stato pubblicato di recente sul nostro comunicato regionale. Ricordate sempre di far sottoporre i vostri tesserati alla visita dei medici, così come è previsto l'articolo 43 della NOIF. Taglio un po', vado avanti. Quest'anno abbiamo avuto, mi riferisco al campionato di promozione, parto dall'eccellenza, abbiamo una novità assoluta che avremo il primo derby a Barletta, fra il Barletta 1922 e l'Audace Barletta, questa è veramente una novità, così come abbiamo avuto nella formulazione dei gironi, il consiglio direttivo ci ha perso mezzo pomeriggio per cercare di rivedere incontro e cercare di ridurre le trasferte, i costi per le trasferte. Abbiamo avuto solo una lamentela del Grottaglie, che ci ho anche parlato al telefono e lo ringrazio per il suo spirito sportivo che anima la sua passione, ho spiegato perché è l'unica squadra, diciamo l'unica, perché è stata spostata nel girone A insieme a Castellaneta e Ginosa per essere insieme. Abbiamo fatto tutte le distanze, i chilometri, le brindisine e le tarantine,
si parlava di 10, 12, 14 km in più. Abbiamo anche scelto Grottali, Regione A, perché c'è la possibilità, un accesso facile stradale, quando andiamo a fare i gironi, purtroppo la Puglia è lunga, è fatta male, abbiamo difficoltà, vediamo anche diciamo, dei percorsi che vengono, sono più facili rispetto ad altre che vengono da un'altra strada, per cui ringrazio Carmelo per aver chiuso questa situazione. Io risponderò ufficialmente a una tua lettera che mi è arrivata, abbiamo aperto gli uffici lunedì, però ecco, grazie per essere qui, soprattutto grazie per aver accettato questa cosa. Purtroppo ogni anno abbiamo sempre qualche scontento, devo dire quest'anno uno solo, il Consiglio Direttivo lo sa, qua ringrazio i miei componenti del Consiglio che con grande passione, spirito di servizio cercano sempre, cerchiamo sempre di venire incontro alle esigenze delle società, però purtroppo la Puglia, ripeto, è fatta male, dal Foggiano, dal Gargano fino a Salento ci sono 550 km, per cui chiamate eccellenza è uno, la promozione capita chi sta al centro, capita un anno che va in Regione A, un anno in Regione B. Abbiamo anche cercato di salvaguardare i derby, perché c'è Grottali, Ginosa e Castellaneta, Ostuni e Carovino in Regione B, e ci sono tutti dei parametri, non è che noi prendiamo i Grottali così con una scelta senza ragionare Gesù, l'abbiamo portato in Regione A, però grazie Carmelo, credo che hai compreso e condiviso. Non ancora, non ha condiviso, va bene. Lo farò, apprezzo la tua sincerità, però purtroppo io mi sono sforzato di. Abbiamo mancato le distanze. Abbiamo? Carovigno e Ostuni stanno lontanamente per morte. Carmelo, ce l'ho anch'io. Quando ti scriverò ti metterò tutte queste distanze. Sono sportivo, sono sincero, pagato però non la condivido. Va bene, va bene. Prendo atto di questo, io ti risponderò ufficialmente, però ecco una direttiva di consiglio presa no, con un. No, che sia stato molto esaustivo nella presentarvi, il motivo perché io non l'ho raccolto. Allora, Carmelo, ti ripeto, è stata una direttiva di consiglio presa da. Ma ti ho spiegato, oltre alla distanza chilometrica che ti risponderò è di pochi chilometri, Carovigno, Grottani, c'è anche un discorso locale delle squadre provincia, c'è un discorso di viabilità, ci sono tanti parametri, che noi da anni usiamo sempre questi parametri. Comunque. Ogni anno io. Se la rivedete questa cosa. No, facciamo io, partiamo i calendari per 10 minuti, che vuoi rivedere? Assolutamente. Andiamo avanti, Carmelo. Mi dispiace che non ne fanno condividi, io ti risponderò. Io ricordo che sono da tanti anni in comitato, c'è stato sempre. Quelli che stanno al CEM, mi ricordo Castellano, Luoco Rotondo, un anno sta in Regione A, un anno sta in Regione B, purtroppo per una questione di organici del campionato. Io ti risponderò ufficialmente, Carmelo. Vorrei anche, prima di terminare, passare i ringraziamenti, salutare tutti i tecnici presenti. Vorrei citare uno per legame di amicizia, ma soprattutto per la sua professionalità, che quest'anno con grande umiltà, quell'umiltà che l'ha sempre contraddistinto in questi anni, è sceso nei direttanti, Aldo Papani, che è qui presente, che ha sposato il progetto del Buccelli, è senz'altro un tecnico che porta prestigio al nostro movimento, così come ti paga da direttante? No. Ah, vabbè, io non lo sapevo, visto qui presente, però ecco, anche la tua scelta di responsabile dell'area tecnica, un professionista come te che scende da noi, è senz'altro un valore aggiunto, un lustro al nostro campionato. Così come vorrei salutare e ringraziare la sua presenza, Vincenzo Tavarilli, che sta qui in prima fila, e soprattutto invito i tecnici presenti, i dirigenti, a segnalare i calciatori in età per la prossima rappresentativa, che noi già dopo. Diciamo all'inizio del campionato partiremo con le visionature per poter allestire la rappresentativa sperando di avere più fortuna perché arriviamo sempre in finale, sono due volte che perdiamo la finale che possiamo centrare questo obiettivo che è il nostro sogno, il mio sogno personale. Grazie a tutti i dipendenti della struttura, al vice segretario, alla signora Tondo, un grazie di cuore alla signora Tondo perché
la signora è la dipendente che elabora i calendari e si carica di tanta responsabilità, cerca di accontentare le richieste di ognuno di voi, fa impossibile. In quella settimana che sta sul comitato non si può nemmeno parlare per come è presa dalla compilazione dei calendari. Ha senz'altro rispettato le difficoltà che abbiamo in pool, tante squadre di Serie D, tre squadre professionistiche di C, abbiamo il Lecce in Serie A, abbiamo situazioni dove abbiamo un campo e più squadre per cui far ruotare. Non è facile elaborare un calendario qui in Puglia rispetto al nord, dove c'hanno 10 squadre in un paese, 10 campi. Noi abbiamo in un paese 4 squadre, un unico campo in cui si gioca gli allievi la mattina alle 8, il giovanissimo alle 2, alle 3 gioca la squadra direttamente, per cui è veramente difficile. Così come ringrazio tutti i dipendenti che vedo qui stasera, dimostrando un grande senso di vicinanza al comitato, la signora Giacco che sciolge i campi sportivi, Pino Gianluisi per quanto riguarda la parte delle rappresentative, corso allenatori, Martino D'Amour, Pino Sforza, collaboratori indispensabili nel nostro comitato che sono Vito Volpicella, Raffaele D'Addario, ma un grazie di cuore lo vorrei riservare a Francesco Grazioso, a parte per le sue doti di VAR che ho scoperto questa sera, ma perché ha curato tutta la parte grafica dei calendari, tutta la parte della comunicazione, vedrete poi a fine serata quello che vi sarà consegnato. Io vi ringrazio, auguro a tutti un buon campionato, che sia un campionato all'insegna dei valori fondamentali dello sport, quale il sano agonismo rispetto dell'avversario, fair play rispetto delle istituzioni, rispetto degli arbitri, delle decisioni arbitrali, perché bisogna accettare ogni decisione con grande spirito sportivo e tenere lontano dal nostro mondo la violenza. Grazie e buon campionato a tutti. Grazie Presidente, proprio mi voglio, prima di concludere volevo mostrarvi qualcosa. Il Presidente parlava appunto del calendario, appunto di quello che abbiamo realizzato graficamente. Volevo farvi vedere il nuovo logo del campionato di eccellenza. Siamo il primo comitato in Italia ad aver realizzato appunto un logo del campionato in partnership con l'azienda che lo sponsorizza, quindi con Caffè Fabi. E questo sarà il logo del campionato di eccellenza per tutta la stagione sportiva. Adesso concludiamo, innanzitutto volevo dirvi che appunto, come preannunciò il Presidente, fuori dove vi siete accreditati troverete, vi sarà distribuito un calendario in formato molto, molto bello da vedere per quanto riguarda il campionato di eccellenza appunto in collaborazione con l'azienda Caffè Fabi. Per il campionato di promozione troverete anche una stampa con entrambi i gironi e quindi con tutte le gare. Noi adesso concludiamo l'incontro con il momento appunto più atteso della serata e quindi con la presentazione dei calendari dei campionati regionali di eccellenza e promozione. Affido al VAR Francesco Grazioso il compito di cliccare appunto sul pulsante che vi farà conoscere le prime 4 giornate del campionato di eccellenza e la prima a video del campionato di promozione. Poi fuori ovviamente troverete tutto il resto delle gare. Nello stesso momento il collega Pino Sforza provvederà a pubblicare gli stessi calendari in allegato al comunicato ufficiale di oggi praticamente, quindi disponibile sul nostro sito internet lndpuglia.it. Stiamo già vedendo, immagino, la programmazione. Prima giornata? Questa è la seconda giornata del campionato regionale di eccellenza. Ecco la terza adesso. E ora la quarta giornata. Questo è soltanto un assaggio ovviamente dello straordinario campionato di eccellenza che disputerete, perché ovviamente negli ultimi anni è stato sempre il fiore all'occhiello della nostra attività agonistica. Questo è tutto il calendario del campionato appunto regionale di eccellenza. La stampa di questo calendario, così come lo vedete, vi verrà distribuita fuori in zona crediti. Passiamo adesso alla promozione. Questo è il logo del campionato di promozione, quindi abbiamo diversificato i loghi. Ovviamente il campionato di eccellenza è sponsorizzato Fabi. E adesso partiamo con la prima giornata del campionato di promozione, girone A.
alla stregua nel girone A, vediamo adesso il girone B, prima giornata. Dalle reazioni sembra già interessante. Adesso questa è la visuale completa del girone A, del calendario di promozione girone A, e questa è la visuale completa del campionato di promozione girone B. Anche questo vi sarà distribuito fuori in zona crediti. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio per la disponibilità a nome del Comitato Regionale Puglia della Lega Dilettanti, augurandovi una buona serata e soprattutto un buon campionato. Arrivederci alla prossima occasione, buone intenzioni, grazie. Potete trattenervi ovviamente fuori perché c'è un piccolo rinfresco a disposizione di tutti gli intervenuti, grazie.